Diciamo, per quello che mi riguarda, se devo dire, anch'io sono entrato nel partito, diciamo, nella resistenza, perché avevo una strada un po' diversa da quella di Emanuele, che aveva una vita in una famiglia operaia, eccetera. Naturalmente ero figlio di borghesi, ero uno studente del liceo, al liceo viene un professore, prima un professore di filosofia che era un liberale, un crociano, a cui ero molto legato, poi questo muore, viene un giovane assistente che poi verrà all'Unità come critico d'arte, si chiamava Mario De Micheli, un ottimo studioso, poi professore di estetica all'Università, di storia dell'arte, perdono, all'Università di Milano. E questo era già per eterogenesi dei fini, e lui aveva studiato alla Gregoriana perché era povero, aveva i preti l'avevano fatto studiare. E in questi studi era diventato comunista e quindi attraverso di lui mi sono avvicinato al partito, era il 1942-43, lui era un comunista non proprio organico, diciamo così, poi quello organico era il figlio di Raffaele De Grada, un pittore che attraverso di lui ho conosciuto, lui era proprio membro del partito e così. Quando ho finito l'università, quando ho finito il liceo, facevo il liceo scientifico perché volevo fare il biologo. E per andare a studiare con Antonio Banfi, che sapevo che era un comunista, faceva filosofia, poi la mia vocazione non era quella degli studi scientifici, evidentemente ho dovuto rifare tutti gli esami lì. In quell'anno lì non si davano gli esami perché era il 1943. Non si dava l'esame di maturità. Io ho dovuto rifare tutti gli esami di maturità perché dallo scientifico non si poteva andare a lettere e filosofia. Bisognava fare. Ecco, questa era, diciamo, la storia. Il Partito Comunista per me quindi è stato innanzitutto la resistenza, diciamo, ecco. E a proposito delle rotture intergenerazionali, diciamo, una prima rottura intergenerazionale, diciamo, io ho fatto poca vita di base, devo riconoscere, insomma, perché siccome ero stato in carcere durante la Resistenza, ero evaso, avevo rifondato il Fronte della Gioventù, prima l'avevo fondato nella città di Milano, sotto la guida di Gillo Pontecorvo, che rappresentava il centro in quel momento, e di Curiel. Gillo allora era un tennista, però pensava al cinema, ma faceva di professione il tennista, e come tennista era un eroe Gillo. Rideva e si alzava sempre, ma Gillo Pontecorvo aveva fatto la spola, cioè la Francia e l'Italia, postando documenti clandestini, copie dell'unità, eccetera, nella valigia, sottofondo, con una gran paura, come diceva lui, eccetera. Vabbè, comunque, da lì mi sono trovato sempre dall'altra parte del tavolo, per mia sfortuna, se volete, ecco, perché dirigevo il Fronte della Gioventù, dal Fronte della Gioventù il partito ha mandato all'unità, perché ero andato a finire a Genova, non potevo più stare a Milano dopo il carcere da cui ero evaso e quindi volevo fare l'insurrezione con i miei ragazzi del Fronte della Gioventù e invece mi hanno mandato all'unità perché ero a Genova, ero rimasto, credo, quasi l'unico studente universitario, perché Buranello era stato ammazzato dai fascisti in piazza dei Ferrari, Pilla che era stato impiccato, erano loro i giovani universitari che dirigevano lì, i giovani antifascisti, diciamo. Pilla che era stato impiccato 2 volte perché si era rotto la corda e quindi l'hanno ripreso, l'hanno ritirato su, l'hanno impiccato una seconda volta.
poi altri erano andati a Mauthausen. Uno era stato fucilato, era sopravvissuto sotto un mucchio di cadaveri, si chiamava Diodati, quindi era fuori combattimento comunque. Insomma, fatto sì che ho dovuto fare questa storia dell'unità. Abbiamo fondato l'unità a Genova nella notte del 24, non la notte del 25, la notte del 24. Ce n'erano alcuni che venivano dalla montagna. Il più intellettuale di loro era Attilio Camoviano, detto il biondo, che figurava come intellettuale perché aveva fatto l'attore un po', anzi il boy di Vando Silis, un bellissimo giovane, un partigiano straordinario, eccetera. Quindi mi sono trovato, era la prima, diciamo, non tanto rottura generazionale, ma difficoltà generazionale è stata quella del rapporto con i compagni del giornale, naturalmente, come avevo rapporto con quelli lì, che erano a Roma. C'è stato un fatto che è poco messo in rilievo anche dagli storici, diciamo. Il Partito Comunista, nella sua fase post-resistenziale, diciamo, è stato, anche questo è stato un capolavoro di Togliatti, intendiamoci, anche questo. Era composto da persone che avevano avuto delle esperienze diverse. Naturalmente tutti i vecchi compagni avevano fatto sacrifici immensi, carcere, confino, Spagna, eccetera. Insomma, questo. Ma i giovani avevano avuto due vite un po' diverse, perché a un certo punto il Partito Comunista, dopo la svolta di Togliatti e Salerno, diventa non solo un partito di governo, come abbiamo sempre detto che eravamo, ma è stato anche un partito al governo. Nell'Italia settentrionale, quelli che andavano a scriversi, insomma, quelli che diventavano comunisti, non c'erano delle iscrizioni, si diventava comunisti, ci si considerava comunisti, si faceva la battaglia con i comunisti. Naturalmente rischiavano la vita, vero? Quindi, e molti morivano, sono morti, è vero. Quindi c'era come una sottile differenza tra questi giovani di allora, insomma. Ecco, io ero sempre stupito perché avevamo dei rapporti da prima telefonici, a un certo punto i treni hanno cominciato a funzionare, si andava a Roma, eccetera, e si scopriva una capacità, diciamo, superiore, indubbiamente, una capacità superiore di conoscenza dei meccanismi, chiamiamoli così, della democrazia parlamentare, è vero? Che noi non avevamo, ovviamente, insomma. Quest'aura resistenziale ha generato due cose. Una parte, tra cui mi annovero anche io, diciamo, vero? Ha immediatamente capito che, come diceva Luciana, Togliatti stava facendo una cosa che non c'entrava niente con le cose che avevamo letto dei comunisti, la dittatura del proletariato. La dittatura del proletariato non si nominava neanche più, era la democrazia progressiva. E Curiel, questo è stato un vantaggio per noi del Fronte della Gioventù, aveva insegnato lui, con Curiel, quando mi manda a Genova, la discussione era su questo punto qua, perché lui venne nel posto dove stavo insieme con l'altro compagno, carissimo, ormai morto, un bravissimo compagno dell'università, più anziano di me, uno studioso di filosofia straordinario. Io ho studiato sul suo libro di Wittgenstein, annotato da lui, fantastico. Beh, comunque, questo si chiamava Bonazzola, e eravamo in una casa bombardata perché la portiera era una compagna, quindi eravamo in questo affare freddissimo, arriva Curiel, e Curiel si è fermato un parecchio di tempo lì per dirmi di andare a Genova perché c'ero stato da ragazzo con i miei genitori, eccetera. E quindi alcuni di noi, alcuni di quella generazione, diciamo,
credo che hanno affermato subito la linea di Togliatti, ecco, anche perché appunto, per esempio, per il fronte, Puvio ce l'aveva spiegata, era un teorico della democrazia progressiva anche, su Stato Pevaglio ci sono i suoi scritti, eccetera. Quindi, un'altra parte invece, pur accettando formalmente la linea di Togliatti, nell'Italia settentrionale, la intendeva come una tattica, ecco per dire. Quindi, perché il caso di Secchia e la differenza tra Secchia e Longo è questa: Longo immediatamente si è orientato, anzi, durante la Resistenza, Longo insegnava al gruppo di Roma, dove c'era Scocci Marmo, ma lo stesso Amendola, che pensavano un po' diversamente da quella che sarà poi la linea di Togliatti, la linea unitaria, la linea antifascista, la linea dell'unità nazionale, eccetera, eccetera. La differenza è Secchia rimane inviluppato in questa cosa qui, che perché lui voleva la lotta armata, ma rimane dentro questo clima resistenziale, forma un'organizzazione più o meno clandestina, insomma, diciamo la verità. Per resistere alla politica di Togliatti, non perché volesse la lotta armata, come ha detto Miriam Mafai, ma perché pensava a un partito di lotta permanente, di mobilitazione permanente, pur essendo uno degli autori del partito di massa, vero? Comunque dico, la prima difficoltà intergenerazionale fu quella.